all'interno delle riforme sicuramente del sistema sportivo e del terzo settore. Parto anche ovviamente con ringraziamenti doverosi al CNEL che ci ospita, ma al Dipartimento soprattutto di Scienze Giuridiche dell'Università La Sapienza, al professor Giorgio Sandulli per questo graditissimo invito, agli amici, all'avvocato Paolo Rendina, alla dottoressa Katia Arrighi con cui in questi mesi ci stiamo interrogando molto insieme a tante altre colleghe e colleghi. E saluto anche Lucia Nile della segreteria di Nidil CGL con cui ci siamo confrontati molto come WISP in questi 2 anni sul tema delle nuove identità di lavoro e ovviamente sul tema delle collaborazioni sportive. E dal punto di vista della WISP, fatemi partire così, la WISP nel 2015 con chi mi precedeva la presidenza nazionale, con Vincenzo Manco, nel corso di un'audizione presso il Senato, un'audizione presso la 7ª Commissione del Senato della Repubblica sullo stato di salute dello sport, si espresse chiedendo che non si andasse a superare il plafond di 7.500 euro dei compensi, dei rimborsi forfettari. Poi sappiamo che il legislatore assunse scelte diverse. Credo che con responsabilità noi ci ponevamo con quel convincimento, proprio perché ritenevamo assolutamente necessario arrivare a quello che poi questa riforma ci ha consegnato. Ovviamente anche per noi è un punto di partenza, non è sicuramente un punto di arrivo. Nei mesi scorsi si è parlato spesso di diritti, ma ovviamente siamo ben lontani dalle giuste tutele, dai giusti diritti che i lavoratori e le lavoratrici dello sport ovviamente devono vedere riconosciuti. Però credo che ci sia un tema fondamentale da sottolineare, il tema delle risorse, il tema di quello della storia di questo paese che fino ad oggi in tanti anni ha lasciato, perché credo che si debba dire così, lasciato sulle spalle del movimento sportivo di base. Ovviamente il mio osservatorio è quello dello sport sociale, quello dello sport di base, e un osservatorio che non cerca mai ovviamente contrapposizioni col mondo dello sport agonistico di prestazione, ma poi, come dire, deve evidenziare ancora delle grandi disuguaglianze in termini di allocazione delle risorse, perché ovviamente oggi parliamo di lavoro sportivo, parliamo di dignità di tutti i lavoratori, però non possiamo dimenticarci che ancora ad oggi, nonostante siano stati fatti passi in avanti importanti dal punto di vista della riforma, fatto centro le risorse che lo Stato mette a disposizione dello sport, pochissime sono ancora i punti percentuali che vengono messi a disposizione dello sport di base. E poi il tema delle famiglie, credo che questo vada assolutamente sottolineato, così come il grande peso che le associazioni sportive di base, datori di lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori dello sport hanno sul tema dell'impiantistica. Anche recenti ricerche svolte dalla WISP stessa in collaborazione con Svimez, poi riprese anche nel recente rapporto Sport 2023 dell'Istituto per il Credito Sportivo e di Sport e Salute, ma penso anche ai lavori del Forum Ambrosetti, hanno rilanciato le grandi disuguaglianze in questo paese fra nord e sud e non solo. E il 60% degli impianti che ha più di 40 anni, non ci sono risorse e ovviamente, scuserete taglio con l'accetta, ma credo che l'approccio sia sempre quello di grande responsabilità, ma non ci sono risorse e allora le amministrazioni locali caricano sulle associazioni e sulle società sportive dilettantistiche anche il peso delle manutenzioni straordinarie, non solo quelle ordinarie. E credo che questa cornice la si debba tenere sempre chiara. Il ministro Abodi ha ricordato spesso che questa è una riforma a rilascio progressivo, assolutamente una riforma da accompagnare, come oggi giustamente i rappresentanti dei sindacati ci hanno ricordato. Però devo dire, da consigliere nazionale del CONI, lo dico anche oggi, come dire, ho marcato la mia prima assenza dai lavori del Consiglio nazionale, ma credo di aver fatto bene perché il dibattito che stiamo facendo oggi è altamente interessante e costruttivo. Bisogna credo sottolineare anche quanto il sistema sportivo in questi anni sia stato più impegnato a contrastare la riforma
e solo nell'ultimo anno, quando si è capito che probabilmente il legislatore non scherzava, nonostante alcuni rinvii, allora si è, come dire, cercato di rimettere barra dritta, ma anche negli ultimi mesi, che hanno portato poi al correttivo, che hanno portato anche ad alcuni decreti attuativi, alcune correzioni, si è stati all'interno del sistema sportivo tradizionale più attenti ai dipendenti pubblici, altra categoria importantissima, perché se pensiamo agli insegnanti di educazione fisica che hanno costruito in tante situazioni la storia dello sport di base di questo paese a livello educativo, però se oggi parliamo di lavoro, forse quella è la categoria che vede questa riforma come la possibilità di svolgere un secondo lavoro. Non si è parlato di altri temi, secondo me molto importanti, e vado poi velocemente a chiudere. Il tema per esempio della tutela della salute dei lavoratori, al di là di quello che ovviamente il decreto 36 prevede in maniera chiara, ma che ha bisogno di essere messo a terra. Il tema delle risorse, della mancanza di risorse che ha portato indubbiamente a prevedere un'aliquota previdenziale per i co-co-co sportivi più bassa delle co-co-co tradizionali, che ha portato a prevedere un abbattimento del 50% della previdenza fino al 2027, e iniziamo anche a preoccuparci di quello che dovrà accadere dopo, ecco, ha fatto sì che anche un po' il dibattito che era partito sui temi dell'INAIL, l'INAIL non può essere sostenuta. Noi con molta umiltà dicevamo: attenzione, che si rivedano i minimi, ma che non si butti via, come si suol dire con la solita metafora del gettare via il bambino con l'acqua sporca, perché se parliamo di lavoro il tema dell'INAIL forse, come dire, dovrebbe essere attenzionato, colpo di spugna, e sappiamo che il legislatore ha fatto la scelta di eliminare l'INAIL e sostanzialmente di dire che sono sufficienti le coperture assicurative. E qua altro tema che ho avuto modo anche più occasioni di esporre al ministro Abodi: siamo ancora legati al DPCM del novembre del 2010, divisione di utili, quindi ci sono tanti temi legati alla qualità della formazione dei nostri operatori che io credo, ecco, in un appuntamento, in una due giorni come quella di oggi, devono essere affrontati. Quindi, ecco, umilmente credo di aver portato, spero di aver portato anche un contributo soprattutto per la vostra discussione e i lavori della giornata di domani. Grazie veramente ancora per aver grazie a tutti, grazie a Presidente Nazionale UISP.